Ciao a tutti, sono Franco Aversa, videomaker professionista dal 1986, ho lavorato per oltre 20 anni nelle emittenti televisive e poi ho aperto una mia ditta per continuare la professione. Negli ultimi anni mi sono dedicato agli streaming video e recentemente sto utilizzando le camere PTZ della Fomaco per migliorare i miei streaming. Ho già recensito una camera Full HD della Fomaco e oggi sono qui con una novità della Fomaco, la camera K820N che può fare 4K a 60 fps. Non ho voluto presentarvi la telecamera appena in mio possesso perché ho voluto testarla in streaming che sono andato a eseguire. Voglio elencarvi cosa troverete nella confezione. È superfluo dire la PTZ che è dotata di un lens cap comodo per proteggere la lente, una staffa per il montaggio a parete, soffitto. La camera è dotata di un sensore per cui anche se posizionata capovolta flipperà in automatico l'immagine. All'interno della confezione troviamo anche cavi RS232, cavi USB-C USB, l'alimentatore, il manuale utente e un telecomando a 2,4 giga comodissimo. Perché scegliere questa camera? Perché ha delle caratteristiche che troverete solo in camere molto più costose. È dotata di un sensore CMOS UHD di alta qualità con 8,42 milioni di pixel in grado di realizzare immagini nitide in 4K 3840x2160 pixel e è retrocompatibile con 1080p, 720p e molte altre risoluzioni. Per i vostri collegamenti nessun problema, la camera è dotata di uscite standard e avrete il segnale in 4 uscite contemporaneamente. Abbiamo, oltre a un piccolo pulsante per il restore, l'uscita HDMI, come detto 4K a 60 fps, poi troviamo SDI, Line In, che serve per l'audio, anche se a differenza dell'altro modello questa camera è dotata anche di un microfono interno, connessione RS485, USB-C dalla quale abbiamo un flusso video che ci permette senza schede di acquisizione di andare direttamente all'USB di un computer e vedere la camera come una webcam. In e out RS232, la connessione LAN Ethernet che permette anche l'alimentazione con PoE e invia il segnale NDI in uscita. E se non c'è possibile alimentarla col PoE troviamo l'ingresso per l'alimentazione e ovviamente l'interruttore di accensione. Ho nominato l'NDI. Come sapete, questo permette attraverso il cavo Ethernet di avere il flusso video e quindi di non dover portare ulteriori cavi e risparmiare anche su questi. Ad esempio, se andate a acquistare dei cavi SDI che permettono un segnale di alta qualità, ma avrete un costo maggiore rispetto a utilizzare un unico cavo Ethernet per alimentazione, controllo della PTZ e anche il segnale NDI. Come dicevo, le uscite della camera sono tutte attive, per cui potete prendere un segnale in SDI 4K contemporaneamente, ma anche USB-C. Questo facilita anche le connessioni perché potrete avere anche un'uscita su un monitor mentre inviate il segnale a un computer in regia. Una nuova incredibile caratteristica di questa camera rispetto ai modelli precedenti è il tracking AI. Questo tracking agisce sulla figura della persona e sul tracciamento del viso, vi permette movimenti morbidi e nel caso abbiate più persone nell'inquadratura vi permette di seguire quella selezionata. Mi sembra un po' scontato dire che proprio per tutte queste sue uscite anche con l'USB la camera è compatibile con tantissimi programmi, addirittura con Skype, Zoom, ma anche per quelli di streaming come OBS, VMix, Wirecast. Questa camera presenta anche un telly frontalmente molto comodo nelle produzioni video e come vedete un display nel quale vengono visualizzati i dati principali come la risoluzione, il frame rate e comodissimo l'IP,
non ha parlato del movimento molto silenzioso e fluido e dell'ottica della camera che monta un 20x ottico. Voglio parlarvi del telecomando perché è un vero gioiello in quanto racchiude tutte le funzioni della camera, così come ad esempio l'attivazione e la scelta dell'intelligenza artificiale, il poter remotare 4 camere e poter settare 255 preset per camera e poterli richiamare. Normalmente la camera PTZ è remotata attraverso il software o attraverso la remote keyboard, ma per assurdo con questo comodissimo telecomando è possibile remotare in tutta sicurezza la camera, perché hanno avuto l'idea di inserire un comando non a infrarossi ma a 2,4 GHz che ci permette di remotare la camera anche se storta in posizioni non raggiungibili appunto dagli infrarossi, addirittura attraverso muri in un'altra stanza. Ovviamente consiglio l'utilizzo di più telecamere in maniera di eseguire gli stacchi direttamente sul campo necessario senza far vedere i movimenti, ma la Fomaco ha realizzato delle riprese in azienda utilizzando queste camere e i movimenti, le panoramiche, i tilt sono incredibili. Voglio parlarvi della mia esperienza, intanto guardate vicino al microfono. E non si sente nulla. Come vedete la camera ruota veramente tantissimo, quindi non avrete problemi di inquadratura. Addirittura se dovrete fare trasmissioni di cucina o comunque dove la camera è in verticale su un tavolo, potete montarla a soffitto perché vedete che ruota proprio a 90 gradi. Secondo la mia opinione queste PTZ sono veramente eccezionali. Innanzitutto da menu abbiamo la possibilità di settare veramente qualsiasi aspetto della camera, rendendo l'immagine più soft, più nitida, il contrasto, colori e qualsiasi aspetto della risoluzione e della trasmissione. Ovviamente non ho detto che la camera è in grado di andare in streaming direttamente nei social, YouTube, Facebook. E ho potuto verificare ad esempio che i bianchi di queste telecamere sono veramente eccezionali e corrispondono ai colori reali con precisione. Inoltre è presente un attacco con vite standard che ci permette di agganciarla a staffe sui cavalletti professionali. Nel salutarvi vi faccio vedere quanto veloce sia con appunto l'unico cavo USB andare in computer e poter eseguire il nostro streaming. In descrizione a questo video vi lascio il link al sito ufficiale della Fomaco dove potrete vedere altre caratteristiche della camera e avere riferimenti per i prezzi e dove acquistarla. Io tornerò sicuramente con tutorial specifici e magari altri backstage di lavori. Vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima! Fomaco, focus your streaming.